Salve a tutti ragazzi, sono Joy Shacon e bentornati in un altro video di Kingdom Hearts in un Cross. Oggi è l'11 settembre 2018 e lo so, sono mancato un bel po' di tempo, tipo una settimana e qualche giorno. Il nostro ultimo incontro è stato lunedì scorso con le notices classiche del lunedì e non ho portato più video semplicemente perché ero in una mini vacanza, in un viaggio. Ho fatto un viaggetto, sono tornato domenica sera. Ieri ho provato a registrare un video, ma sfortunatamente uno, ho interpretato male quasi tutte le news, quindi non mi sembrava il caso di portarvi delle news sbagliate, e due, per mancanza di tempo di rendering e cose del genere, non ho più portato il video. Ma oggi sono qui per ritentare la fortuna, sperando che i miei dubbi su tutti gli update che abbiamo ricevuto siano corretti. Allora, quindi andiamo senza altro indugio a vedere cosa è successo in tutto questo tempo. C'è stata la manutenzione, quindi abbiamo raggiunto la versione 3.0.0 e in contemporanea abbiamo avuto anche un banner, che è il banner di Ava EX Plus 7 stelle, che parliamo subito di questo. Allora, il banner dura fino al 25 settembre, quindi abbiamo molto tempo, ragazzi, per pensarci sopra. E il banner è strutturato in questo modo: ogni pool abbiamo garantita la Trait Medal 6 stelle di SD Ava EX Plus, una medaglia 5, tier 5 7 stelle con skill. Le restanti 8 in realtà 5 o superiori, 3 Magic Mirror e 10 VIP Coins, quelli che ho parlato, le board, quelle speciali che durano tutto il mese, ecco, quei coins. E abbiamo Ava EX Plus 7 stelle garantiti in 10 pool. Ciò significa, ragazzi, 30.000 jewels per portarsela a casa se non siamo fortunati. Parliamo un attimo di questa medaglia, ragazzi. Sostanzialmente è un buffer. Ricordo anche che potete trovarla boosted, ci ricorda appunto le notices. Allora, come è fatta, diciamo, l'immagine della medaglia? A me piace. Le medaglie di Ava sono sempre ben riuscite perché si intona molto bene con la struttura, e a me piace un casino. Forse fa storcere un po' il naso il Keyblade che va a scomparire nel nulla, tenuto un po' così, però lasciamo passare. È Magic Sprite Tier 8, Target Tool costa 4, il moltiplicatore va da 25, 96 a 34, 14, quindi un moltiplicatore abbastanza meh. Per fare un esempio, SD Ava EX a 7 stelle il moltiplicatore massimo mi pare 37, 37, 4, una cosa del genere. Quindi è superiore a questa mela, nonostante sia una tier 7 alla precedente. Quindi, bene o male, si andranno a livellare più o meno. Anzi, no, è più forte quella precedente, senza dubbio. Però lo special attack di questa medaglia è interessante perché applica 3 hit, e quello va bene, ma per un turno ci alza di 7 la Strength, la Upright Strength, la Magic Strength e la PSM Def. Quindi è molto buono, ragazzi. Ci alza di 7 tutte queste tre cose, ed è, cioè, tutte queste 4 milioni di cose. In più abbiamo lo Special Attack Bonus più 100%. In più ci riduce la Target Defense, Upright Defense, Magic Defense e PSM Strength di, allora, la Defense, la V-Defense, la Magic Defense di 7, mentre la PSM Defense di 3. In più restituisce 2 gauge, quindi sostanzialmente costa 2, aumenta il countdown di più 2, Damage Plus Higher HP, quindi se siete full HP avete il massimo moltiplicatore, quindi nel PvP tranquillissimi. E la Next Medal diventa Magic. Questa cosa potrebbe essere abbastanza utile. Per il momento non ne vedo l'utilità, magari in missioni speciali per fare le Keyblade un po' più particolari, però se no non,
non la considero quasi. Quello che considero è tutti i buff che dà, ne sono veramente tanti ragazzi e per questo la medaglia è interessante, ma 30.000 jewels sono veramente tanti ragazzi, è inutile a dirlo, anche se avete risparmiato i jewels che ci hanno regalato, sono tanti, io vi consiglio di aspettare, di tempo ne abbiamo. Direi di essere stato abbastanza esaustivo con questa spiegazione. Andiamo a vedere la versione 3.0 di cosa si tratta. Hanno aggiunto la Trees Mod, la EX Trees Mod, che aggiunge il Classic Kingdom, la Community e Limited Time Challenge. In più è stata aggiornata l'icona del gioco, è stata revisionata la sezione Help nel menu Opzioni e è stato implementato molti bug fix, quindi si spera che il gioco sia un po' più fluido, un po' più veloce a caricare e tutte queste cose. Andiamo back, che cos'è la X-Trees Mod? Allora, sostanzialmente, ragazzi, quando andate nel menu, vi compare a sinistra dello schermo e questa è la schermata principale di questa nuova modalità. Abbiamo il sito ufficiale di Kingdom Hearts, la pagina ufficiale di Twitter, The Road to Kingdom Hearts 3, che è un filmato, non l'ho ancora visto, ragazzi, non ho informazioni al riguardo, quindi non vi so dire più nel dettaglio cos'è. Poi il tasto Community, che spiegherò sotto, Classic Kingdom, i settings per tornare alla home screen e Limited Time Challenge. Ok, questa è la community, ragazzi. Possiamo chattare con i nostri amici. Sostanzialmente questo qui dice condividere strategie su Union Cross per parlare dell'imminente Kingdom Hearts 3, eccetera, eccetera. Il Classic Kingdom non è altro che i minigiochi che troveremo in Kingdom Hearts 3, ragazzi. Ne sono 5 di questi minigiochi molto carini. Qui vedete i titoli. E se li facciamo tutti quanti, abbiamo l'occasione di andare a prenderci lo Starlight Keyblade per usarlo in Kingdom Hearts 3. Quindi, ragazzi, fateli, sostanzialmente fateli. E questo è quanto. Cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto anche un reprint delle Avatar Boards di Soren Curry, Kingdom Hearts 3 e Peter Pan, sia maschile che femminile, ovviamente. Costano 1500 ciascuna e hanno delle cose interessanti, tra cui skill perk più 8, le prime due, e skill perk più 6, le seconde. Abbiamo le skill molto buone e Attack Speed 6 Max, Gauge 1, Defense Boost 3 Max, un po' obsolete, però ci sta ancora, e AB5 Max e Lux Plus Plus. Mentre sotto abbiamo Second Chance 3, AB5 Lux Plus non è Max, AB5 Max Gauge 1. Io, ragazzi, vi consiglio le prime due se volete, anche perché le Avatar Balls di Soren Curry sono carine, carine. Detto ciò, ci sono tante cose di cui parlare, ragazzi, quindi perdonatemi se questo video durerà un po' di più, però ci tengo davvero a farlo, già che ieri non sono riuscito, mi ha roso abbastanza. Abbiamo anche la Bonus Duels Campaign, la Special Attack Bonus Campaign, la prima dura fino al 17 settembre, mentre la Special Attack Bonus Campaign dura fino al 1 ottobre, tutto il mese, ragazzi, e qui sotto vi ricorda tutti i vantaggi di quest'ultima. Back nuovamente e parliamo di HG Hyra, EX Plus e Eevee. Ho la bocca tutta impastata, ragazzi, scusatemi se lo spelling a volte è un po' così. Allora, ragazzi, durano fino al 25 di settembre, si possono trovare in entrambi i banner, ovvero se io pullo da Hyra, posso trovare Eevee e viceversa, quindi molto molto buono. Il setup dei banner sono lo stesso di Ava, quindi ogni pool è garantita la Treat Medal, poi la tier 5 7 stelle con skill, le restanti 8 medaglie 5 o superiori rarità, 3 Magic Mirror e 10 VIP Coin, e sono garantite nei banner per un Mercy di 10, quindi ancora qui 30.000 jewels, 30.000 jewels, 30.000 jewels, ragazzi, sono tantissimi e noi non credo, non li abbiamo, ecco, non li abbiamo. Qui sono le classiche skill che possiamo trovare, le possiamo trovare boosted. Parliamo un po' di Hyra come prima medaglia, è molto bella, anche qui il Keyblade che fa un po' a scomparire nel nulla, però qui ha l'aria un po' più possente, diciamo. Power Applied Tier 8. Target Toll costa 4, il moltiplicatore è uguale a quello di Hava, e stessa cosa sarà per Eevee. Applica 6 hit e per un turno aumenta la
D7, la strength, la price strength, la power strength e la speed defense. Lo spell attack bonus più 120%, quindi il più alto che abbiamo visto fino adesso. Diminuisce di 7 la defense, la upright defense, la PSM defense e di meno 3 la speed strength. Aumenta di 2 gauge più 2 il countdown. Damage plus higher SP, quindi massimo moltiplicatore uguale alla la next medal sarà power. Anche qui abbiamo un ottimo buffer, senza ombra di dubbio lo mettete magari al primo posto nello Starlight e ci sta di brutto ragazzi, fa anche abbastanza danno perché ricordiamo che i buffer non vanno alla seconda medaglia ma se li applica anche da solo, quindi i danni li fa, non che il primo slot del Fairy Stars sia così imponente, a meno che non avete tutti i subslots eccetera eccetera, però comunque sia di danni penso ne faccia. Anche perché ha 7 stelle, ragazzi. Invi, molto velocemente. Magic Bright, anche lei. Target Talk costa 4, tier 8. Moltiplicatore resta quello. Applica 4 hit per 3 turni. E qui è interessante. Per 3 turni aumenta di 7 la Strength, la Upright Strength, la Magic Strength e la P Defense di 7. Poi abbiamo lo Spell Attack Bonus per 100%. Poi diminuisce meno 7 target alla defense, la prep defense, la magic defense e meno 3 la power strength, gauge più 2, countdown più 2, damage plus uguale con gli HP al massimo e la next medal sarà magic. Perché è più interessante questa ragazzi rispetto alle altre due che abbiamo visto fino adesso? Perché aumenta tutto di 3 turni, quindi la mettete nel primo slot del primo killed nel PvP o dove volete voi e avremo per 3 turni tutti questi buff, il che è ottimo, è eccezionale. Lo mettete nel terzo slot del Fairy Stars, per esempio, che questa settimana c'è nel PvP e avete tutti i buff e i debuff del caso. Ve li consiglio, non ve li consiglio. Sinceramente, Envy la vedo molto a fuoco. Aira per quel suo 120%, non so quanto possa valere la pena, anche perché usciranno medaglie così d'ora in poi, quindi non lo so. Per il resto, ragazzi, sì, ve li posso consegnare, però i jewels sono veramente tanti. Ho fatto un pull su Ava giusto per e non l'ho trovato, ovviamente. Ma su questi due ancora non ho pullato e forse non penso pullerò manco per tentare la fortuna. Andiamo back, però i jewels sono vostri, decidete voi in base alle vostre esigenze. Io non posso sapere cosa vi serve e cosa no. Ricordo anche che ci sono immersi Kairi, Anxioni, X Plus, quindi la priorità forse è quella se non le avete, anzi, sicuramente è quella se non l'avete. Poi andiamo a parlare del VIP, come sempre, 3000 jewels più il gold ticket che riceveremo il 18 settembre. La key art numero 18, nuova medaglia con le 4 copie della Treat Medal 1400 jewels con l'artwork, ragazzi, molto bella. È molto bella anche la medaglia in sé per sé, è un'altra Magic Upright Tier 8 single target, costa 0, moltiplicatore da 10,30 a 14,26, 11 hit e per un attacco, quindi se stessa, aumenta la strength, la price strength, la magic strength di 7, diminuisce la target defense, la price, quindi la magic defense di 7, damage plus, one enemy or zero parts left, countdown più 10 ragazzi, quindi significa che se il nemico è singolo fa il massimo moltiplicatore. Questo moltiplicatore a 6 stelle, ragazzi. Quello a 7 stelle non me lo ricordo, però ho visto molta gente in JP evolverla. Quindi potrebbe valere la pena, soprattutto se vi capita extra attack. Poi i classici 7 Magic Broom, le solite 2 gemme per ogni attributo. Poi i 7 Magic Mirror, ricordo anche se sicuramente se lo ricordano tutti, 5 tentativi in più nel PvP se comprate il VIP pack. Andiamo back. Qui abbiamo anche l'Union Cross, lo Starlight Classic Spirit Part fino al 17 di settembre, ragazzi, quindi dura una settimana, va benissimo. I bonus time sono sempre quelli, a tutti ci aggiungete 2 ore. Nelle board abbiamo 2 Magic Broom set e 2 Magic Mirror set, con ovviamente la board dello Starlight Classic con la frase Let's Celebrate. E va benissimo così. Poi, sto perdendo la voce, ragazzi, non avete idea. Allora, Close-Handed Captain, bonus challenge, boss, sì, ragazzi, i ride. Allora,
Partiva dal 10 settembre alle ore 21 UTC, quindi a noi è partito alle 23. Abbiamo la possibilità di ottenere Magic Broom, Magic Mirror, Sip, Endale, Medals, eccetera, eccetera. Ma come funziona? Funziona che lo abbiamo solo da lunedì a venerdì nelle ore limitate scritte qua sotto, che adesso vi faccio vedere, mentre sabato e domenica lo avremo sempre. Le ore bonus non ci sono, o meglio, ci sono, ma sono ore bonus solo per il weekend, non durante la settimana. Quindi attenzione. E le vediamo qui, ragazzi. Ci aggiungiamo sempre 2 ore per fare l'ora italiana e a posto. Ci garantisce lux maggiore e incrementeremo di più livelli il boss, mentre in settimana dovremmo farlo di un livello in uno, quindi un po' macchinoso. Ha 1 miliardo di HP e basta. Ha una parte è speed, quindi ragazzi, come quello che abbiamo avuto la scorsa settimana, solo che era magic e non speed. Quindi ragazzi, sostanzialmente laxate. Mi aspettavo di meglio, ma laxate comunque. Io ho raggiunto il 400 nella scorsa settimana, quindi sono felice così. Poi Deluxe PvP Rankings, ragazzi, fino al 18 di settembre abbiamo la Luxury Week, quindi tanti, tanti, tanti ticket. Il primo, ragazzi, otterrà tipo 6 gold ticket, ho visto tantissimi. Quindi fate il vostro meglio, i Keyblade li avete visti, sono il Fairy Stars, il Missing Age e l'Olimpia, quindi scannatevi per bene e io cercherò di scannare voi. Allora, penso che per questo video sia tutto. Vedete i miei jewels? Questo è perché li ho spesi in una botta di matto mentre ero in vacanza. Volevo trovare Riku. Ho fatto 10 pull. Sfortunatamente non l'ho trovato. Ci sono rimasto un po' malissimo, però me lo aspettavo. Ecco, ho voluto tentare la fortuna e mi è andata male, male, male. Quindi direi che per questo video, ragazzi, è tutto. Scusatemi se è durato tanto, ma quando si manca è così. Poi ho raggiunto i 100 iscritti, ragazzi, quindi grazie, 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 grazie di cuore. Forse arriverà un video speciale, non lo so, anche perché probabilmente inizierò a lavorare a breve, quindi tempo per i video ce ne sarà molto meno, ma cercherò comunque di portarvi tutto il necessario. Ecco, magari diminuiranno i video events. Però i video update cercherò comunque di portarveli sempre. Vi ricordo, se vi è piaciuto il video, di lasciare un mi piace, iscrivervi se non l'avete fatto. C'è anche la pagina Facebook, il canale Telegram per restare sempre aggiornati. Infatti, nel canale Telegram ho detto che non ci sarei stato, ho fatto le mie scuse per i video di ieri, eccetera, eccetera. Quindi lì veramente scrivo tutto su YouTube. Ovviamente non posso fare un video di un minuto per spiegarvi che non ci sarò per una settimana o cose del genere. Quindi noi ci vediamo a un prossimo video, spero presto possibile, o con un video pull su non so cosa, o un video event su non so cosa. Vedrete, staremo a vedere. Alla prossima, da Joshacon è tutto. Ciao ragazzi.